Io ringrazio prima di tutto i nostri ospiti, non li cito, li ringrazio tutti davvero di cuore per aver accettato di venire a discutere con noi di un problema molto importante su cui non vogliamo fare soltanto una discussione accademica, ma su cui vogliamo far maturare, speriamo e pensiamo che maturi dalla discussione di oggi anche qualche traccia di indicazione per il lavoro che noi possiamo fare. Noi siamo solo una parte, uno degli attori, noi la politica intendo dire, siamo soltanto uno degli attori, ma naturalmente possiamo fare una parte, ci attendiamo anche dal dibattito di oggi qualche indicazione a questa direzione. E poi ringrazio naturalmente tutti voi che contribuite con la vostra presenza e forse qualcuno anche con il vostro intervento a, diciamo così, rendere significativa questa nostra mattinata. Io mi limito ai saluti, ma li faccio con una riflessione che cerca di dare il senso di questa nostra iniziativa. Ricordavo mentre venivo a Torino stamattina una stagione, credo fosse la stagione degli anni 70, in cui era molto forte a Torino, in Piemonte, il dibattito sul pluralismo dell'informazione, il quotidiano unico, cioè la discussione, cioè c'era una grande discussione su questo tema che veniva legato strettamente alle prospettive di sviluppo del nostro territorio, della nostra città, alle prospettive di sviluppo culturale, ma anche in qualche modo alle prospettive di vitalità sociale e di vitalità economica. Dopo quel dibattito, che io ricordo molto vivace, molto importante, dopo quel dibattito c'era stato un progressivo processo di, diciamo così, di stabilizzazione, se vogliamo usare questo termine. Era cresciuta. Era cresciuto significativamente il ruolo dell'informazione locale, che in particolare nella nostra regione aveva assunto tutta la rete dei settimanali locali, i settimanali cattolici, ma anche settimanali di altra provenienza, di altra storia, di altra matrice. In particolare in Piemonte questa rete aveva assunto un significato molto importante sul piano della garanzia di quel pluralismo informativo che si diffondeva in questo modo anche nel territorio, anche nella provincia. La nascita e la crescita del fenomeno dell'informazione televisiva locale aveva contribuito a rafforzare ancora questo, diciamo, uno sforzo nella direzione del pluralismo e il ruolo dell'informazione, del canale del telegiornale regionale che si è progressivamente rafforzato, aveva costituito un elemento, uno degli elementi, uno dei pilastri, no, di questa evoluzione. Oggi noi assistiamo alla crisi di un assetto che in qualche modo aveva una sua organicità, aveva una sua, almeno nel mio giudizio, io naturalmente non sono un esperto, insomma. Assistiamo però alla crisi di questo assetto. È la crisi dei settimanali locali, anche provvedimenti legislativi su cui hanno naturalmente aiutato, immagino che se ne parlerà. È la crisi che i giornali di questi giorni ci hanno presentato, di alcune importanti emittenti televisive piemontesi e torinesi, no? E naturalmente siamo molto preoccupati, prima di tutto ovviamente per gli effetti occupazionali di queste vicende, perché sono posti di lavoro, sono posti di lavoro di qualità, ma siamo naturalmente altrettanto preoccupati per il significato che questa crisi ha sulla struttura pluralistica del nostro sistema di informazione regionale. Per questo abbiamo deciso di trovarci a discuterne, no? E attribuiamo molta importanza, attribuiamo una grande importanza politica a questa mattinata, perché pensiamo che di qui, come dicevo all'inizio, possano emergere non soltanto approfondimenti, non soltanto analisi, ma possano emergere anche qualche indicazione e qualche, diciamo così, e qualche percorso operativo. Queste le ragioni del nostro incontro, mi aspettava svolgere questa funzione, io rinnovo i ringraziamenti, auguro buon lavoro e do la parola al capogruppo in Consiglio regionale, Aldo Reschini.
ringraziamenti li ha già, per la vostra partecipazione, li ha già espressi Gianfranco Morgante, secondo un detto che ubi maior minor cessat, mi associo alle sue parole. Ma tempo fa, un po' di anni fa, i sociologi hanno coniato un nuovo termine, glocal, che sta a rappresentare non la caduta della dimensione nazionale, ma la crescita di due dimensioni con le quali ciascuno di noi è chiamato a fare i conti, quella globale e quella locale. È evidente che dentro questo termine c'era il ruolo molto forte che i sistemi territoriali locali possono avere nella costruzione di sviluppo economico, di coesione sociale. Dentro questa dimensione ci sta anche, come elemento dal mio punto di vista assolutamente importante e indispensabile, il tema della informazione, che è un elemento non solo di pluralismo, ma è anche una delle componenti attraverso le quali la frammentazione che anche nella dimensione locale si sta registrando nel tessuto sociale può anche essere aiutata ed essere evitata, può anche essere eliminata. Beh, proprio nella dimensione locale, lo diceva Gianfranco Morgando prima, che oggi il tema dell'informazione si sta riproponendo in termini di difficoltà e di crisi, sia che intendiamo la dimensione locale come quella più ampia della comunità piemontese, sia che la intendiamo come uno dei tanti sistemi territoriali della nostra regione. Le problematiche della RAI, del centro di produzione di Torino, 4 volte il Consiglio regionale nel corso di questo inizio di legislatura è intervenuto su questo tema, con 4 ordini del giorno. Io credo che questo tema non possa più essere riproposto unicamente in termini di mera attenzione, di mera solidarietà. Credo che le istituzioni piemontese devono saper porre questo tema alla grande attenzione, al grande confronto con la direzione generale della RAI. Ma la dimensione che è venuta fuori in questi giorni della crisi delle testate televisive locali, in questi giorni è emersa perché l'opinione pubblica e gli organi di comunicazione lo hanno colto, lo hanno percepito. Non nasce in questi giorni, nasce ed è accompagnata e si accompagna al passaggio al digitale, alla crisi economica che ha ridotto anche gli spazi della raccolta pubblicitaria, ed è un tema di grande riflessione. E lo ricordava Gianfranco Morgando prima, le stesse difficoltà per una serie di provvedimenti a livello nazionale vengono vissute oggi dalle testate locali della carta stampata. Allora, se questo è il quadro, io credo che l'iniziativa di oggi non vuole solamente esprimere un'attenzione, una presenza, una partecipazione da parte del Partito Democratico piemontese. Vuole innanzitutto riproporre l'importanza di questo tema, la necessità. Ieri c'è stato un intervento del Presidente della Provincia, Antonio Saitta, su questo tema, con alcune proposte anche interessanti, che devono essere costruite però in un quadro di regole, perché molte volte il rapporto tra le istituzioni e il sistema dell'informazione locale è un rapporto non di utilizzo e di sostegno come uno strumento essenziale per l'informazione, ma per la costruzione del consenso. Dicevo, e qui chiudo, l'incontro di oggi non vuole solamente testimoniare una presenza, una partecipazione da parte del Partito Democratico piemontese, vuole anche raccogliere suggerimenti, idee, proposte, perché questo tema nella dimensione locale emerga in tutta la sua grande forza, nelle sue difficoltà, ma anche nelle sue grandi potenzialità. Grazie a voi e buona giornata. Sì, grazie allora a Morgando e a Reschini. Io ringrazio più di voi, sono di Gianfranco, grazie anche alla presenza dell'onorevole Cambussano, i consiglieri regionali Gianna Pentanero e Stefano Nello. Stiamo tutti fra i 5 e i 10 minuti, con il record di tempo, ma io faccio una rapidissima introduzione al tema, partendo da questa riflessione. Noi siamo convinti, come diceva Gianfranco nella sua introduzione, che la qualità della democrazia è strettamente intrecciata con la qualità dell'informazione pubblica e privata. È un dubbio che in Italia, lo sappiamo, c'è un'anomalia con cui facciamo i conti da circa 20 anni, noi si chiama conflitto di interessi, che ha condizionato, che ha piegato questo settore nel nostro paese negli anni, ad un controllo dell'informazione, del mercato pubblicitario, che ha pesato molto nella nostra società, nel nostro costume, nella politica,
e nel mondo dell'informazione in generale. Ora, un partito come il nostro, che ha una cultura di governo, che ha un profilo riformista e che si appresta, speriamo presto, a governare tutto il nostro paese, dopo l'importante governo che si sta attualmente governando l'esecutivo Monti, deve avere idee chiare. I tentennamenti del passato non sono più tollerabili e probabilmente non saranno neanche più ammessi anche dalla nostra base elettorale. Allora, sono le tre riflessioni che stamattina faremo con i nostri amici, attorno alle quali dobbiamo dire una parola chiara. Primo, innanzitutto io credo che vada ribadito con forza e determinazione la centralità del servizio pubblico radiotelevisivo e l'indispensabilità del servizio pubblico radiotelevisivo. Noi sappiamo che c'è un forte dibattito al riguardo, sia a livello locale, sia soprattutto a livello nazionale, che riguarda la riforma della governance dell'azienda, riforma che non può, a mio giudizio, non deve tradursi né nel commissariamento dell'azienda né nella sua radicale privatizzazione. Se sommiamo le due cose significherebbe che noi coltiviamo l'obiettivo di un azzeramento e dell'eliminazione. La RAI noi sappiamo che significa qualità, produzione eccellente, grandi ascolti, l'abbiamo ancora sentito recentemente in commissione di vigilanza sui vertici aziendali, ma è sinonimo anche di pluralismo. Certo, questo lo si può e lo si deve fare senza il condizionamento, diciamo, di tutto tempo, non sembra così, pesante e invasivo della politica, ma senza però rinunciare a svendere questo enorme patrimonio al migliore che possa avere. All'interno di questo contesto si inserisce, ed è il tema anche di stamattina che vogliamo salutare, la specificità piemontese della RAI. Noi lo diciamo da molto tempo questo tema, non è un pianistero, non vogliamo essere, non vogliamo difendere un Monticello, ma né gregari di Milano né subalterni a Roma, perché se così è, o se così dovesse trasformarsi la RAI di Torino, inesorabilmente noi giocheremmo un ruolo marginale. A me fa sempre piacere riprendere un vecchio studio della Fondazione Agnelli dei primi anni 90, il professor Pacini, quando tratteggiava la RAI come una sorta di capitale reticolare. Cioè la RAI, diceva la Fondazione Agnelli, avrà un futuro vero nella misura in cui sa valorizzare le sue eccellenze disseminate sul territorio. Stenta a farsi dare questo disegno, stenta. E credo che Torino può avere un futuro se recupera quella vecchia indicazione lì, perché non è che qui dobbiamo soltanto chiedere o rivendichiamo soltanto assistenze. Abbiamo professionalità, abbiamo risorse umane e professionali ragguardevoli, è sufficiente valorizzare e investire su ciò che c'è. Per far questo occorrono però anche delle scelte concrete. Noi, diciamo, da parecchio tempo al direttore generale lei e alla commissione di amministrazione c'è un direttore del centro di produzione da nominare, va nominato, non perché vogliamo avere un dirigente in più, va nominato perché dobbiamo rilanciare questo centro di produzione, non possiamo lasciarlo latitante, vanno garantite più produzioni. Su questo so che recentemente il sindaco Fassino ha avuto un incontro e ha avuto anche delle rassicurazioni precise da parte del direttore generale della RAI. Va migliorata e va accentuata la specializzazione produttiva della RAI torinese. Noi sappiamo che sul versante ambientale, sul versante tecnologico, sul versante del settore bambini e ragazzi ci sono produzioni eccellenti, vanno collocate in orari adeguati, vanno garantite nei palinsesti e vanno soprattutto incentivate attraverso finanziamenti precisi. Insomma, la questione della RAI di Torino va affrontata adeguatamente, non con rassicurazioni assistenzialistiche, ma con investimenti precisi finalizzati al rafforzamento della sua specializzazione. Ed è il primo grande versante, prima grande sfida attorno alla quale si gioca il futuro dell'informazione e della presenza, legata alla presenza del polo commerciale. Secondo, se il pluralismo è il filo rosso che va salvaguardato per rimarcare la qualità della democrazia, lo ricordavano Morgando e Reschigna, non possiamo non ricordare il comparto dell'editoria. A cominciare dal futuro dei giornali locali e dal sostegno concreto a questo settore. Qui purtroppo non possiamo non registrare una crescente e preoccupante restrizione dei fondi destinati all'editoria.
spiace ribadirlo questo, ma anche il governo Monti su questo aspetto non è esente da qualche responsabilità. Noi dobbiamo decidere. Questa è una scelta politica a prescindere dal governo tecnico, dal governo politico, dal centrodestra, dal centrosinistra. Se l'editoria minore, i cosiddetti giornali locali, che in Piemonte sono comunque una fonte di ricchezza, di radicamento territoriale, di grande informazione storica, cattolica e laica, se l'editoria minore è un bene per la nostra democrazia, per salvaguardare una miriade di giornali locali, per garantire il pluralismo dei territori, il settore va non assistito, ma va aiutato. Noi sappiamo quali sono le misure, le conosciamo molto bene. Per poter far questo è ovvio che occorre una scelta politica che non sia accompagnata ogni anno dalla restrizione o dal prosciugamento dei fondi destinati all'editoria. Perché se procediamo così inesorabilmente, si parli di tariffe postali, si parli di spedizioni, questo settore rischia di andare in crisi. Anche qui c'è una specificità piemontese. Per la tradizione, ripeto, cattolica e laica di continuare a stampare giornali settimanali e bisettimanali, che rappresentano, lo ricordo questo, una forte identità culturale, sociale, religiosa in questa regione e anche politica di questi territori. Ecco perché, a mio parere e a nostro parere, il sostegno all'editoria minore è un pilastro essenziale per una regione come la nostra, dove i giornali locali, e lo dicono anche le regioni su questo, ci parlerà il presidente della Fiston Avagnina, non sono un elemento secondario. Quindi, polo torinese della RAI, editoria minore. Poi c'è il terzo e ultimo, e qui chiudo, ed è il capitolo dell'emittenza locale. Lo ricordavano bene il segretario del capogruppo, noi l'abbiamo visto proprio in questi giorni, lo sapevamo già, abbiamo avuto la certificazione che tre emittenti locali storiche, Tele Subalpina, Tele Studio e Videogruppo, cominciano a scricchiolare, e non è che l'inizio. Noi sappiamo che la transizione al digitale e la concentrazione delle frequenze ha messo in ginocchio il mondo delle TV locali, i primi elementi noi li vediamo. Devo dire che su questo versante non posso però non ricordare un buon avvio del governo, che c'entra direttamente con le tre emittenti locali, però il fatto, su questo sono sicuro che ci tornerà l'onorevole Gentiloni, il fatto di aver sospeso il beauty contest è stato un atto politico significativo. No alle concentrazioni, no al permanere del conflitto di interessi, no a soffocare le altre voci televisive che non siano riconducibili ai due molo, Rai da un lato e Mediaset dall'altro. Però il problema c'è, anche su questo versante il destino delle TV locali, che certamente si dovranno specializzare, probabilmente anche su temi ben definiti, probabilmente si dovranno finanziare maggiori trasmissioni e minore emittenti, cioè ci dovrà essere anche una specializzazione produttiva delle varie emittenti locali, ma noi sappiamo che anche questa voce, 23 emittenti locali in Piemonte, TV locali, un patrimonio che non possiamo disperdere, fatto anche di grandi ascolti, di grandi professionalità, oserei anche dire una palestra di formazione per molti giornalisti che poi hanno preso il volo o in Rai o in Mediaset, comunque sono una palestra di informazione non indifferente. Noi sappiamo che anche questo settore è un settore decisivo per quanto riguarda la qualità dell'informazione e la qualità della democrazia nel nostro territorio. Sono un po' questi i tre elementi attorno ai quali noi stamattina riflettiamo, che sono i tre elementi su cui ci giochiamo buona parte dell'informazione pubblica e privata, radiofonica e televisiva, carta stampata e non del nostro, della nostra regione. Io chiudo qui. Allora cominciamo le comunicazioni, come ho detto, dai 5-10 minuti. Comincerei con Paolo Girola, segretario ordine dei giornalisti del Piemonte, per un panoramico sull'informazione piemontese. Paolo. Grazie, innanzitutto ringrazio il Partito Democratico, il gruppo consigliare regionale del Partito Democratico per questa occasione che abbiamo di discutere i temi quanto mai attuali che riguardano la nostra professione. Ricordavano quelli che hanno parlato prima di me, in particolare Giorgio Merlo, la crisi, proprio esplosa in questi giorni di tre emittenti locali piemontesi, Tele Subalpina, Videogruppo, Telestudio, la crisi del settimanale cattolico Il Nostro Tempo.
le difficoltà di questa editoria televisiva privata piemontese, che è penalizzata appunto dal passaggio al digitale, dal calo della pubblicità e anche dalle dimensioni troppo piccole delle aziende. E poi il complesso dell'informazione locale insidiato da una gran massa di informazione online, internet, social network, un'informazione che non dà reddito, che diventa sostitutiva, che è molto spesso, devo dirlo, un'informazione fatta da dilettanti di basso profilo, anche di qualità professionale assente, che però dà l'impressione al pubblico di restare comunque informato anche se non accede ai tradizionali mezzi di informazione. Questa massa di informazione gratuita ovviamente mette in crisi le aziende che invece devono retribuire i loro dipendenti. Accendo brevemente, appunto perché sono qui come segretario dell'ordine, alla riforma degli ordini. Ecco, gli ordini sono stati al centro in questi mesi di un grande dibattito sui giornali, in Parlamento, nell'opinione pubblica. La riforma degli ordini tocca ovviamente anche l'ordine dei giornalisti, che devo dire un ordine un po' diverso dagli altri, con le sue diviso tra professionisti e pubblicisti, sulle due categorie. Quella dei pubblicisti, che è una categoria che dovrà cambiare con questa, a meno che si pensa che cambierà con una riforma che dovrà essere approvata entro l'agosto del 2012, pena la decadenza degli ordini. Dicevo che la nostra riforma toccherà in particolare il settore, la categoria dei pubblicisti, perché la riforma prevederebbe l'iscrizione all'ordine attraverso l'esame di Stato. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha preparato una bozza, ha già approvato una bozza di autoriforma che ha presentato, presenterà prossimamente al Parlamento, e questa autoriforma prevede che il mantenimento del pubblicismo, chi è iscritto al momento della riforma rimarrà iscritto, e l'accesso al pubblicismo appunto o con esame di Stato o senza esame di Stato per quei professionisti che hanno già sostenuto l'esame di Stato per un altro ordine, vuol dire l'avvocato che scrive sul Corriere della Sera o il medico che scrive sull'inserto di medicina di un giornale, ecco, non dovrà sostenere un altro esame di Stato per essere pubblicista, ma sarà pubblicista di fatto. Dicevo, c'è stato un dibattito su questi ordini, anche sull'ordine dei giornalisti, non faccio il difensore d'ufficio dell'ordine, ricordo solo che essere iscritti a un ordine non è un privilegio, non è essere iscritti a una casta, ma una responsabilità in più per chi ottiene la tessera di questo ordine. Chi lo ottiene si sottopone a delle regole che l'ordine si è dato e deve rispondere a un consiglio di disciplina. La riforma prevede tra l'altro lo sdoppiamento di consigli dell'ordine in consigli regionali e un consiglio di disciplina. Deve rispondere a un consiglio di disciplina, e questa allora è una tutela nei confronti dei cittadini, che può ricorrere all'ordine nel caso, no, un iscritto abbia violato le norme deontologiche che l'ordine si è dato, per un'informazione non veritiera, perché non è stata pubblicata una smentita, perché l'informazione abbia travalicato i confini appunto di queste norme deontologiche. Quindi è tutt'altro che un privilegio essere iscritto in ordine, è una responsabilità in più che l'iscritto si assume. Tra l'altro non sono gli ordini che mettono i numeri chiusi all'accesso alle professioni, non è l'ordine dei giornalisti, vuol dire, che mette il numero chiuso all'accesso alla professione, quindi non c'è problema di sbarramenti all'accesso alla professione. L'ordine riconosce soltanto chi svolge la professione giornalistica in modo professionale e retribuito. Dicevo che c'è una bozza di riforma per l'accesso alla professione, in particolare per il professionismo. Secondo questa bozza di autoriforma che ha approvato il Consiglio Nazionale, rimarrebbero le due vie di accesso: i 18 mesi di praticantato presso una editrice, in alternativa il master o corso universitario in giornalismo. Per tutti però, per essere professionisti, sarà questa volta prevista una laurea. A Torino, ad esempio, noi abbiamo avuto come Consiglio Regionale dell'Ordine una proposta, che valuteremo poi dopo ovviamente che sarà approvata la riforma da parte del Parlamento, della Facoltà di Lettere e Filosofia di istituire la laurea magistrale in giornalismo, che sarebbe la prima in Italia. Non c'è. Attualmente a Torino però c'è il master in giornalismo dopo la laurea triennale.
Tocco adesso l'altro problema, che è quello della RAI. Io lavoro in RAI e quindi sono particolarmente lieto e contento che se ne parli, perché è un problema che annoso, che ritorna sempre alla ribalta a Torino, e quando qualcuno scriverà la storia delle battaglie per tenere in piedi gli insediamenti RAI di Torino, certamente non potrà dire che allarmi non ne sono stati lanciati. Dicevo ripetutamente, ondate si denuncia, l'impoverimento si annuncia, il rilancio di questi insediamenti RAI di Torino. In realtà, centro di produzione, uffici di via Cernaia, lo stesso centro ricerche, hanno subito un ridimensionamento così radicale negli anni che, secondo me, ne mette in forza addirittura l'esistenza. Siamo, secondo me, veramente a un punto di rischio forte per questi insediamenti. Torino è sempre sembrata all'interno di questa azienda, è sempre sembrato all'interno di questa azienda un inquilino scomodo, un'azienda che vuole, diciamo così, regolare i suoi conti tutti a Roma, con qualche appendice a Milano, come diceva l'onorevole Merlo, con qualche appendice a Milano, indifferente anche questa azienda in gran parte alle regioni industriali, per cui diventa anche difficile parlare in termini di produzione, di scala, di risparmi, eccetera, eccetera, eccetera. E l'obiettivo della dirigenza romana tutti questi anni è sempre stato quello solo di accentrare dirigenza e investimenti, dicevo, al di là di una logica industriale che giustificasse questi accentramenti. Tocco il problema però dell'informazione RAI qui in Piemonte. Premetto che la RAI è l'unica televisione pubblica europea che ha 3 telegiornali nazionali. Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna hanno un canale nazionale e un canale regionale. Questo fatto, secondo me, è un problema che andrebbe preso in considerazione in una riforma dell'azienda. Sappiamo la genesi della nascita di 3 telegiornali nazionali, che non sono più nemmeno giustificati, diciamo così, l'ottica di una lottizzazione della Prima Repubblica, che giustificava forse in un certo senso una tripartizione di informazione nazionale che garantisse un pluralismo. Come è cambiato il quadro della politica italiana dopo il 94, questa giustificazione non c'è più, e questo secondo me appunto è un elemento di spreco e di duplicazione all'interno dell'azienda. Solo la RAI invece, a differenza dei concorrenti, Mediaset, Sky, eccetera, la 7, è così ben articolata sul territorio attraverso le sue sedi regionali. Inoltre faccio presente che i giornalisti delle sedi regionali sono quelli utilizzati, diciamo, in modo più aziendalmente utile, nel senso che i giornalisti delle sedi regionali lavorano contemporaneamente per la radio e per la televisione, lavorano per la loro testata regionale, sono tenuti a lavorare per tutte le testate nazionali e anche le rubriche giornalistiche nazionali, televisive e radiofoniche. Non avviene così né per i nostri colleghi delle testate nazionali: se uno è al TG1 lavora solo per il TG1, se uno è al TG3 lavora solo per il TG3. Queste trasmissioni hanno un'ottima audience, una buona audience. L'ultimo esempio è stato il lancio di Buongiorno Italia, Buongiorno Regione, in una fascia d'ascolto nella quale c'era Rai News, che raggiungeva ascolti al massimo del 2-3%, oggi Buongiorno Regione ha un audience che supera il 10%, oltre 3 volte quello che riusciva a realizzare una testata nazionale. Dovevano diventare delle vere e proprie agenzie di informazione sul territorio a disposizione appunto anche delle testate nazionali, ma invece negli ultimi anni questo ruolo è stato ridimensionato e le testate nazionali inviano spesso i loro redattori inviati anche ad assicurare i servizi servizi di cronaca varia o di colore o di spettacolo, con ovviamente spreco di risorse aziendali che si trova certe volte nella spiacevole situazione in cui la RAI, per un avvenimento neanche troppo, diciamo così, importante dal punto di vista giornalistico, ha 3-4 troupe sullo stesso avvenimento con 3-4 colleghi
quello regionale e i tre colleghi delle testate nazionali televisive oppure della testata radio, delle testate radiofoniche. Io dico che la RAI dovrebbe capire che il servizio pubblico è essenzialmente l'informazione regionale, non sono i mega show che giustificano il pagamento del canone, non è lo spettacolo, è questa capillare informazione sul territorio, ed è un'informazione generalmente, come dire, più pluralista di quella fatta da testate che sono sempre state storicamente attribuite a un'area politica o all'altra. Le sedi regionali non sono attribuite a specifiche aree politiche nelle loro direzioni, nelle loro trasmissioni. Quindi è anche una informazione più pluralista, però, perché all'interno di queste redazioni c'è un maggiore pluralismo che all'interno di redazioni che invece storicamente sono nate con una certa tendenza culturale e politica. Quindi dico, sono una cosa molto importante. Il problema è che la RAI, non sappiamo quanto la RAI, in crisi anche lei di risorse, ormai di crisi parliamo per tutti i settori della società italiana, abbia intenzione di investire in tecnologie e professionalità su questa informazione regionale. Ripeto che è un unicum dell'azienda, a differenza che la pone anche al riparo dalla concorrenza dei suoi competitori, delle grandi reti nazionali private che competono con lei. Grazie. Grazie Paolo, l'ho spiegato sulla RAI torinese, però Don Corrado Panina, presidente regionale dei Panali Cattolici. Si parla a nome delle 18 testate diocesane del Piemonte, perché sono raggruppate in una federazione nazionale, FISC, Federazione Italiana Settimanali Cattolici, con una diramazione regionale che ci consente di attivare delle sinergie. Per esempio ci siamo attrezzati da anni con un'agenzia, Agenzia Giornali Diocesani, 18 testate, una per diocesi non solo, di cui una testata bisettimanale, di cui una testata mensile in procinto di diventare quindicinale, nella forma originale di Free Press, nel Pinerolese, che affianca il settimanale storico della diocesi. Si sfiorano le 200.000 copie di tiratura nella nostra regione, non è poca cosa. Sono testate che si presentano in un profilo qualitativo, quantitativo, anche molto diversificato, variegato. Abbiamo delle testate forti, dei punti di forza, ma anche delle testate deboli, dei punti di debolezza, delle corazzate, delle navi abbastanza consolidate, delle barchette in balia, i grandi affanni per la loro fragilità, pur essendo fogli originali, che tentano di radicarsi, di farsi spazio e largo sul territorio. Il territorio per le nostre testate è l'elemento decisivo, qualificante. Sono testate che nascono dalla comunità cristiana, sono testate intanto storiche, pressoché tutte ultracentenarie. Io ne dirigo due, a Fossano e Mondovia, entrambe hanno 114 anni, quindi una tradizione che pesa e che ci dà anche lo spessore di un radicamento sul territorio, nel tessuto sociale che è da sottolineare. Sono le nostre testate, più che giornali di chiesa, più che giornali della comunità cristiana, giornali del territorio, giornali che identificano un'area, una città, una zona, perché sono giornali che strada facendo nel tempo si sono qualificati per il racconto del territorio, della vita su quel territorio, della vita in tutte le sue sfaccettature, affrontando ogni tipo di argomento a 360 gradi. Noi diciamo che i nostri giornali sono anche giornali di servizio, preziosi, utili in casa, durano una settimana. Sono giornali che
hanno la pretesa, l'ambizione di proporsi come un quotidiano che esce una volta alla settimana e si rivolgono in larga misura a lettori, abbonati, acquirenti che non sono lettori né abbonati né acquirenti del quotidiano. Quindi andiamo a coprire una fascia informativa che ha un suo valore sotto tanti aspetti, non ultimo quello dell'essere consapevoli di una coscienza democratica, di una corresponsabilità nelle vicende del territorio in cui si è collocati. Sono giornali veri, lo dico se non ho vietà, perché forse di questi tempi dobbiamo anche ribadire questi dati scontati. Giornali veri che hanno alle spalle editori veri, sotto varie forme, di enti morali, di cooperative, di aziende che si sono nel tempo strutturate e hanno fatto emergere anche tante fragilità, tante criticità a questo riguardo, hanno dato occupazione, sono aziende che oggi però nella stagione di crisi sono in qualche sofferenza, almeno in alcune situazioni. Dal punto di vista complessivo in Piemonte possiamo dire che il territorio è sufficientemente coperto dalle testate locali, qui si affiancano altri giornali locali di altra estrazione, talora in alcune zone anche molto forti, molto diffusi, molto radicati. Dal punto di vista della FISH, della Federazione Settimanale Cattolici, la zona di maggiore debolezza in Piemonte è la zona metropolitana, che è una zona molto popolosa, consistente, rimane una sfida che dobbiamo raccogliere, sulla quale non abbiamo ancora trovato grandi vie di uscita, grandi risultati. La stessa difficoltà in cui si trova il nostro tempo, lo citava Paolo Girolamo, è un po' il sintomo. Queste nostre testate nel tempo della crisi, che cosa sta succedendo? Tanto la crisi per le nostre testate ha diversi risvolti. Il primo è la grande difficoltà nella raccolta pubblicitaria, che è una raccolta sul territorio in larga misura. La raccolta che si fa problematica là dove si va a bussare alla piccola azienda, al piccolo esercizio commerciale, alla piccola concessionaria, perché in tempi di crisi diventa arduo vendere quel bene, quel prodotto che sembra immateriale, che è la pubblicità, perché è una delle voci che in tempi di crisi si tagliano più facilmente, anche se noi vorremmo convincere del contrario. Si lavora il doppio per raccogliere qualche volta anche la metà e con uno sforzo notevole per non far crollare i prezzi, altrimenti ci si scava la fossa. L'altra criticità che dobbiamo fronteggiare, sulla quale non abbiamo ancora riscontri del tutto negativi, perché una tenuta sembra configurarsi a tutt'oggi, è quella che riguarda l'andamento altalenante negli abbonamenti, nelle vendite. Tuttora si regge, ed è una notizia che un po' ci conforta, ma non ci rassicura più di tanto, si è sempre appesi ad un filo. Un altro elemento di criticità, lo citava Giorgio Merlo, è riferito ai costi postali. Una maggioritaria porzione delle nostre copie è diffusa per abbonamento, il che significa anche una fidelizzazione notevole dei nostri lettori che sono abbonati. Ma i problemi postali li conosciamo, i costi sono sempre in aumento, avremo un altro incremento a settembre. Sulla distribuzione postale si stanno facendo da parte nostra diversi ragionamenti. Da una parte c'è una questione di principio che non si riesce a far passare, forse politicamente andrebbe anche ripresa, che la distribuzione della posta dal Regno Sabaudo era considerato un diritto civile, oggi non più. Allora se ci dobbiamo pagare tutto anche nei piccoli paesi dove i nostri giornali arrivano,
una domanda paradossale, impietosa, magari grossolana, che ci sta a fare lo Stato, se non riesce a far arrivare neanche la corrispondenza a prezzi accettabili da dove vivono le persone. Ma c'è un problema anche appunto di alternativa che non si trova. Si stanno cercando delle formule, l'abbonamento appoggiato all'edicola, ma questo può avvenire dove l'edicola c'è, nei paesi più piccoli anche questo servizio non esiste. Le altre alternative del privato non sono competitive, quindi è un nodo comunque da sciogliere. L'altra incertezza pesante in questi tempi di crisi, lo citava anche Giorgio Merlo, è quel capitolo problematico, spinoso, che gode di non buona fama, di cattiva stampa, che è il capitolo dei contributi. Noi possiamo contare su una legge regionale bipartisan che sostiene l'abbonamento ad un'agenzia nelle nostre testate e mette a disposizione delle nostre testate un contributo per l'acquisto e il consumo della carta. E questa legge è stata rifinanziata, permane, di questo dobbiamo dare atto proprio in questa sede della Regione Piemonte. Ma ciò che ci mette maggiormente in fibrillazione è il capitolo contributi a livello nazionale, su cui è arrivata la scure in modo deciso e marcato. Avete letto tutti gli appelli di direttori, di testate, anche al capo dello Stato, avete letto forse la risposta di Napolitano, il quale ha preso a cuore il problema raccomandando un'operazione di bonifica che deve stare a cuore a tutti, perché devono poter essere sostenuti, non assistiti, i giornali che esistono, veri, quelli che si diffondono sul territorio, quelli che danno occupazione, che fanno informazione, che garantiscono il pluralismo informativo. Certo, sul capitolo dei contributi, vi aggiorno rapidamente lo status questionis. I contributi per il 2010 sono stati già decurtati del 10%. I contributi per il 2011 saranno, se non succede qualche cosa, saranno ridotti al 30%, non del 30%. Per il 2012 cambieranno i criteri, ma non si sa quanta disponibilità sarà messa in cantiere. Si parla per il 2014 dell'azzeramento. Quindi ci troviamo di fronte a delle prospettive che mettono particolarmente in affanno. In giornali intestati dove in questi ultimi anni si è fatto un grande sforzo per far uscire per esempio dal precariato, per strutturarsi aziendalmente, contando anche su questa voce che sembrava garantita. Questa voce sta venendo meno. Forse dobbiamo anche fare un mea culpa tutti coloro che operano su questo settore, perché non siamo un po' vissuti dietro le quinte, questo al riparo di una di uno stanziamento, di una prassi che avrebbe durato sempre senza contraccolpi, e non ci siamo preoccupati di veicolare nell'opinione pubblica il valore di sostegno al pluralismo informativo, ai giornali veri, di questi contributi, non di un'assistenza a pioggia o a casaccio, magari preda di furbizie, ambiguità varie che poi sono venute anche a galla e che certo non hanno giovato e hanno penalizzato un ragionamento più sereno, più oggettivo a questo riguardo. Non ci nascondiamo che alcune testate corrono qualche rischio e nelle testate si sta lavorando per dimensionarsi rispetto a questi capitoli in entrata che verranno meno. Si ragiona sulla foliazione, si ragiona su risparmi vari. Non vorremmo vedere penalizzata soprattutto la qualità dell'informazione né tantomeno l'occupazione. Il nostro impegno è quello di difendere il profilo alto dei nostri giornali. Corriamo un rischio, lo dico in questa sede, anche se è un ragionamento che andrebbe fatto di più al nostro interno, corriamo un rischio come settimanali diocesani, è un rischio che si corre
a livello nazionale, mentre comincia a farsi sentire il taglio, magari per il capitolo contributi, un'informazione a tutti i settimanali della Fish, una settantina in Italia, che ricevono i contributi per l'editoria, va il 5,6% dell'intero budget dei contributi per l'editoria. Sarebbero briciole, che sono però indispensabili per le testate locali a vivere. Dicevo, vogliamo difendere la qualità e il profilo dei nostri giornali da una tentazione, che è quella di tirare i remi in barca. Non abbiamo più risorse, facciamo un giornale a mo' di bollettino parrocchiale, 8 pagine che si è visto, si è visto. Impoveriremmo la nostra regione, il nostro territorio, di voci che noi tuttora non perché ci lavoriamo, ma per la diffusione, per il peso specifico che hanno sul territorio, non meritano certo. Grazie molto grado, dopo anche la presenza del vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Placido. Carlo Lagnone, presidente del Forum PD, forma Sistema Radio Televisivo. Già membro del CDA. Già tante cose. No, intanto vi ringrazio per questa occasione. Io credo che si debba avere lucidamente in mente lo stato dell'arte. E lo stato dell'arte è che siamo in presenza di una rivoluzione. Il passaggio dall'analogico al digitale, la convergenza, sta cambiando radicalmente tutto il sistema di vita. Ragionare con la vecchia logica è perdente in partenza. La crisi dei giornali non è solo in Piemonte, né dei giornali piemontesi in particolare, la crisi dei giornali è in tutta Italia. Gli unici giornali che reggono, e reggono a fatica, avendo dovuto comunque licenziare, giornali come Repubblica, come Corriere della Sera, hanno perso alcune centinaia di giornalisti. Quindi c'è una fase che stiamo vivendo, che è di passaggio, difficilissima proprio perché non abbiamo ancora idee su che cosa rappresenta il cambiamento davvero, se non la consapevolezza che è un cambiamento di tipo epocale e che quindi avere delle coazioni a ripetere, delle reazioni di vecchio stile non ci porta da nessuna parte, se non al rischio di suicidarci, perché questo è il rischio che corrono un sistema dell'informazione complesso, articolato, a rete, che non tiene conto della rivoluzione che è in atto. I giovani non comprano più i giornali, le notizie si trovano via internet, poi si può discutere se sono valide o non valide, c'è tutta una letteratura su questo, però i fatti sono che se guardiamo ai paesi come gli Stati Uniti, ma anche nel resto d'Europa, il passaggio alla cultura digitale sta cambiando drasticamente la vita dei quotidiani. Il New York Times ha previsto di chiudere la carta stampata nei prossimi 15 anni, quindi cioè, non è un fenomeno da sottovalutare né da regionalizzare, è un fenomeno mondiale con riflessi nazionali particolari. Noi abbiamo, se volete, il vantaggio che abbiamo una popolazione vecchia, chiamiamolo vantaggio, gli italiani hanno una popolazione più vecchia di altri paesi, il risultato è che chi è anziano, e io sono tra questi, preferisce toccare la carta che andare su internet, ma però ormai mi devo adeguare, perché le notizie le trovo prima lì che non sui giornali, e spesso sui giornali ritrovo riciclate cose che ho letto già sulla rete. Comunque, se non si parte da qui è difficile ragionare sul futuro. Dopodiché, secondo me, il futuro italiano e i cambiamenti necessari, anche che deve introiettare la classe politica deve avere la consapevolezza di che cosa sta cambiando e di che cosa vuol dire, e parte dalla convinzione personale che il sistema italiano è bloccato per le ragioni che sono note a tutti, ma che sono note perché l'appeso del sistema televisivo in Italia è superiore rispetto al peso che i sistemi televisivi hanno nel resto d'Europa, in termini di raccolta pubblicitaria per esempio, in termini di risorse che vanno alla televisione. E questo è anche frutto di, diciamo, di ragioni sociali diverse, complesse, sicuramente anche imprenditoriali. Ma io voglio partire da una considerazione di oggi. L'uscita pubblica di Monti, che a Fazio, durante
nella trasmissione Che tempo che fa? Dice, alla domanda precisa, ma intende occuparsi della RAI, dice datemi tempo nelle prossime settimane. Questa cosa è stata interpretata, secondo me, con il desiderio che è in tanti di noi, in tante parti di questo paese, sicuramente in tutta l'area dei partiti del centro-sinistra, che dire, ma finalmente forse ci siamo, cioè rispetto a una situazione ingessata, questa dichiarazione di disponibilità ci fa pensare che forse questo governo cosiddetto dei tecnici, in realtà stanno facendo politica molto meglio e di più di tanti partiti, ma comunque questo governo dei tecnici può darsi che si prenda anche le responsabilità di chissà, vediamo. E questo è un punto importante, perché su questa ondata, di questa dichiarazione, che è una dichiarazione che non ha detto nulla di preciso, solo detto che se ne occuperà, su questo si è creato un movimento straordinario, perché hanno cominciato a pensare i partiti, per esempio del centro-sinistra, che fosse magari davvero possibile in questo Parlamento trovare una soluzione che sbloccasse la paralisi che di fatto governa il sistema, partendo dal servizio pubblico. Si sono mossi i sindacati, ma i sindacati tutti, dall'Usigrai, che ha fatto dichiarazioni di grande disponibilità al cambiamento, ma anche la CGIL, CISL, in particolare la CISL, lo so perché mi hanno coinvolto nei ragionamenti che stanno facendo, vogliono preparare delle proposte di cambiamento profondo, in una chiave interessante, che è quella di recuperare, come è stato detto, la territorialità, che è un patrimonio del servizio pubblico, non è una palla al piede. Però come si fa? Oggi è vissuta come palla al piede, come si fa a trasformarla in un patrimonio? Questo è un punto difficile, delicato, anche politicamente delicato, perché ci si scontra con delle chiusure e dei conservatorismi, per esempio, di tutto il sistema, ma in particolare delle televisioni locali, che essendo più deboli difendono l'esistente e fanno fatica a guardare l'innovazione. La stessa RAI peraltro fa fatica a guardare l'innovazione. Ma tutto questo desiderio di cambiare, che è stato messo in moto dalle dichiarazioni di Monti, diciamo, ha avuto un primo schiaffo dalle dichiarazioni di Cicchitto, di Gasparri, i quali hanno cominciato a dire no, ma non è il Parlamento, non è il governo che se ne deve occupare, è il Parlamento, è una questione, non c'entra niente il governo. È la prima, scusate, fesseria, perché ci sono alcune date fondamentali in cui il governo è coinvolto per forza di cose, per conto della legge Gasparri, per esempio. Questo consiglio di amministrazione della RAI decade a fine marzo. E chi deve occuparsi? Visto che la legge attuale dice, legge attuale che io contrasto e considero assolutamente disastrosa per il futuro della RAI. Ma comunque, la legge attuale dice che il governo, la legge Gasparri, che è quello che dice che il governo non se ne deve occupare, ha fatto una legge in cui dice che il governo deve indicare un consigliere di amministrazione, deve indicare il presidente, che deve essere votato sì da 2/3, ma deve indicarlo il governo, e il consiglio di amministrazione, che così nasce, deve darsi un direttore generale approvato dal Tesoro. E chi dice che il governo non c'ha materia su questo tema dice una grandissima castroneria. E questo è un primo punto di una scadenza immediata, vicinissima, 2 mesi. Poi c'è un altro scenario che si apre esattamente e si aprirà con il nuovo consiglio di amministrazione, qualunque esso sia: la nuova convenzione Stato-RAI. La convenzione Stato-RAI è stata firmata nel 94, è ventennale, in teoria dovrebbe finire nel 2014, in realtà non so perché, ma insomma è nel 2016 che si dice che deve essere firmata la nuova convenzione, quindi diciamo è questione del lavoro del prossimo Consiglio e della prossima legislatura. Se non si incomincia a ragionare adesso, si ignora che in Europa ci sono delle indicazioni precise sul futuro dei servizi pubblici, nelle quali si dice che il servizio pubblico può essere fatto anche non dalle aziende di servizio pubblico, anche aziende private che si offrono di fare servizio pubblico, ci sono direttive, quindi diciamo
c'è un'ignoranza profonda di quello che sta nascendo, degli scenari che ci sono. È in questo contesto che noi, io diciamo come responsabile del forum del Partito Democratico per la riforma del sistema radiotelevisivo, è da un anno e mezzo che picchio il tavolo per dire: signori, la vera riforma per incominciare a smuovere qualcosa è cambiare il sistema di governo della RAI, perché il sistema di governo della RAI, vissuto da me direttamente, perché sono stato nel Consiglio di amministrazione, è demenziale. L'unica azienda al mondo che ha un amministratore delegato collettivo, fatto da partiti, che indicano consiglieri, ovviamente. E il risultato è catastrofico, perché il potere del direttore generale, che è totale nelle proposte, è zero nell'approvazione delle sue proposte, se non trova una mediazione con la maggioranza del Consiglio di amministrazione, che è tutto partitocratico, non di partiti. I partiti hanno il dovere di dire cosa vogliono dal servizio pubblico. I partiti hanno un grande ruolo di cultura, di intelligenza, di sviluppo del futuro, ma non devono mettere becco su chi farà il capo redattore, il vice direttore o chi deve essere assunto in un posto o nell'altro. Quella è questione della gestione. Approvare questa strada e farne una cultura di partito è stato il mio compito nell'ultimo anno e mezzo. Il segretario Bersani l'ha sposata, ha presentato una proposta di legge in Parlamento un anno fa, nella quale si dice sostanzialmente: creiamo un amministratore delegato con ampi poteri, diamo al Consiglio il ruolo che in un qualsiasi azienda di società per azioni ha un Consiglio di amministrazione: si occupa del bilancio, del piano strategico, del piano editoriale e basta. Troviamo un sistema per cui non c'è più la mano pesante e inutile dei partiti, che è peggiorata con il centrodestra, perché guardate, il centrodestra si è spartito la RAI fra i partiti di centrodestra, cioè non ha neanche stabilito che la terza rete era una specie di isola perduta e per cui poteva essere anche attribuita al centrosinistra. Il risultato è che la spartizione, e le ultime notizie sono catastrofiche, spero che siano smentite nei prossimi giorni. L'ultima notizia è che il PDL e la Lega si sono uniti una sera, qualche giorno fa, per decidere che il direttore del TG1 deve essere per un anno un signore che deve andare in pensione fra pochi giorni, ma è giusto che sia per lui, perché garantisce periodo elezioni amministrative e future elezioni, e in cambio la Lega ottiene il direttore dei TG regionali, nazionali, di tutti i TG regionali. Diciamo, questa è una cosa che grida vendetta, è politicamente inaccettabile. Io ho dichiarato che di fronte a una cosa di questo genere, che non può, diciamo, i partiti possono dire quello che vogliono, ma c'è un direttore generale che, se accetta questa proposta, e deve andare via, cioè non ha più senso. Noi chiederemo che vada via se accetta questa proposta. Io spero che non l'accetti, così come il presidente e gli amministratori che si riconoscono in una RAI che non è quella asservita, ma è un servizio pubblico di tutti, devono dimettersi, e deve nascere una crisi profonda, perché solo così si potrà anche agire, per quel poco che sarà possibile, su il governo Monti. Io mi auguro che il governo Monti sia consapevole che la fase è particolarmente difficile e particolarmente delicata. Perché dico che bisogna fare una battaglia sul cambiamento della governance? Perché da lì dipende tutto il resto. Solo un'azienda pubblica diretta da un vero capo azienda, senza i lacci e i laccioli della peggior partitocrazia, può avere la dignità politica di immaginare il futuro del servizio pubblico. E il futuro del servizio pubblico è il tema di discussione in tutti i paesi europei dove c'è un servizio pubblico, e c'è in tutti i paesi. Perché? Perché, torno all'origine della cosa che ho detto, siamo in una fase di rivoluzione epocale, di cambiamento drammatico di tutti i punti di riferimento. Con il digitale sta cambiando tutto, i servizi pubblici si stanno interrogando sul che fare, dappertutto. Questo è un punto decisivo. Non si parla più di servizio pubblico radiotelevisivo, si parla di servizio pubblico audiovisivo, di sistema dei media. Questo è il vero punto.
Allora, per fare questo ci vuole qualcuno che abbia una visione non legata all'interesse, e qui dico, ma lo dico anche da vecchio politicante, se volete.